Oggi la situazione nel Mediterraneo sembrerebbe lontana, almeno nei numeri, dai picchi del periodo tra aprile 2015 e marzo 2016. Rispetto ai primi due mesi dello scorso anno, infatti, il numero di arrivi è calato di molto. Erano oltre 134.000, a gennaio e febbraio di quest'anno sono stati meno di 17.000. Oggi però è aumentata purtroppo la percentuale dei migranti che hanno perso la vita in mare. Le vittime dall'inizio del 2017 infatti sono più di 500 ed è un numero impressionante perché significa che ogni 34 persone imbarcate sì, ce n'è una che non giunge viva alla fine del viaggio. Oggi una parte crescente delle operazioni di salvataggio è svolta dalle organizzazioni non governative che nel 2016 hanno soccorso un quarto delle persone. Troppo vicino alla Libia, dice Frontex, l'agenzia di frontiera dell'Unione Europea, che ha accusato le ONG di fare il gioco degli scafisti. Oggi più di un quinto dei migranti che attraversano il Mediterraneo viene dalla Siria, dove la guerra non sembra prossima alla fine. Seguono l'Afghanistan, la Nigeria, l'Iraq, l'Eritrea, la Guinea e la Costa d'Avorio. Oggi circa il 90% dei migranti sbarcati in Italia parte dalle coste della Libia. Per ridurne il numero, il mese scorso il governo italiano e quello libico hanno stretto un accordo. Parallelamente l'Italia ha finanziato un fondo europeo per l'Africa da 220 milioni di euro per la sicurezza dei paesi coinvolti nelle tratte. Oggi i migranti arrivati in Italia e in Grecia dovrebbero poi essere accolti nel resto d'Europa secondo quote decise dalla Commissione. Entro settembre, ad esempio, dovrebbero essere riallocate 39.700 persone sbarcate sulle nostre coste, ma finora siamo fermi a 3.900. Molti governi fanno resistenza per paura di perdere voti e l'Europa, insomma, esiste soltanto sulla carta. Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il primo ministro libico Fayez al-Sarraj hanno firmato ieri sera l'accordo Italia-Libia sui migranti, un memorandum di intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo del contrasto dell'immigrazione illegale, al traffico degli esseri umani, al contrabbando e al rafforzamento delle frontiere. Fronte comune sull'immigrazione, 28 leader europei riuniti in vertice a Malta si sono mostrati uniti nel trovare una soluzione per ridurre i flussi migratori provenienti dal Nord Africa. L'Italia da solo non ce la fa. E l'Europa deve essere consapevole, deve essere uniti su questo fenomeno. Perché qua si tratta di persone umane. Bruxelles deve fare qualcosa, perché non possiamo continuare a vedere dei giovani africani morire questi. Un giovane videoblogger è riuscito a seguire le tracce satellitari lasciate dalle navi italiane che vanno a soccorrere i migranti in mare e ha scoperto che si dirigono tutte nello stesso punto, poche miglia al largo della Libia e comunque molto al di fuori delle acque territoriali italiane. Perché andarli a prendere a 10 miglia dalla costa per portarli fino in Italia? Probabilmente c'è un business e c'è qualcuno che guadagna da questa situazione. Sappiamo che su questa strada, per quanto impervia e arrischiata, possiamo ottenere gli unici risultati che oggi ci consentano non di cancellare il tema dell'immigrazione, perché non lo cancella neanche il mago Merlino, ma per regolare i flussi e gradualmente sostituire l'immigrazione clandestina, irregolare, micidiale per i migranti e per il traffico che vi ruota attorno, con flussi e canali più accettabili, più ridotti, più regolati. E io mi aspetto che, come è stato a Malta, a Bruxelles si faccia un passo in più, soprattutto in termini di risorse, per aiutare l'Italia nel lavoro di avanguardia che sta facendo sulla rotta centrale del Mediterraneo. Vorrei dire una parola di sincera gratitudine e di incoraggiamento a voi, abitanti di Lampedusa e Linosa. Saluto cordialmente il sindaco, signora Giussi Nicolini. Grazie tanto per quello che lei ha fatto e che fa.
La copertina di Soleil de Luca si è chiusa con le parole, belle parole, di Papa Francesco per Giusy Nicolini, che è un po' il simbolo dell'accoglienza ai disperati che arrivano sulle nostre coste. Lei, in quanto prima cittadina di Lampedusa, e naturalmente tutta la comunità che lei da alcuni anni guida. E allora, noi, insomma, quando dovevamo scegliere un ospite per la puntata di questa sera, dubbi ne abbiamo avuti piuttosto pochi. Giusy Nicolini, benvenuta. Grazie. Noi iniziamo la nostra puntata sempre con una foto dell'ospite, stasera con due, ma la prima a me piace molto perché è un premio che io seguo ogni anno con interesse. Ce la racconta lei? Beh, è il premio Olof Palme. La signora è la vedova di Olof Palme e l'altro premiato è il sindaco di Lesbo, l'altra quindi isola del Mediterraneo, che fa una grande opera su un altro fronte come Lampedusa. Quindi voi eravate in Svezia, eravate dove? Al Parlamento svedese? Sì. E questo è stato a gennaio, a fine gennaio, no? Di quest'anno. Di quest'anno. È bello però pensare che c'è un pezzo di Europa che si ricorda, che si accorge di quello che sta succedendo. Sì, è strano. Da un lato sembra esserci un'Europa che alza i muri e si chiude, dall'altro invece c'è chi si accorge delle periferie d'Europa che fanno uno sforzo grande e che danno un esempio di umanità. E questo ci riempie di orgoglio, ci fa capire che siamo dalla parte giusta, che stiamo facendo un'impresa grande. Un'altra foto di un suo viaggio, che questa credo l'abbiano vista in molti, eccola qua. Questa insomma non ha bisogno di grandi presentazioni perché è alla Casa Bianca, no? Insomma, fece parlare molto quella cena in onore dell'Italia, perché fu l'ultima cena ufficiale di Stato che Obama diede alla fine della sua presidenza, e l'allora presidente del Consiglio, che era Matteo Renzi, portò alcuni italiani simbolici, insomma, no? Io mi ricordo che scrissi un articolo su un giornale dicendo che sì, c'era andata Giusy Nicolini, ma che in braccio a quella cena c'era tutta Lampedusa seduta insieme a lei. È vero, è stato così. Sono molto grata infatti all'ex premier Matteo Renzi per questa scena. Ma poi è stata un'occasione per viaggiare insieme veramente ad un gruppo di italiani di cui veramente andare orgogliosi. E ho conosciuto Bebe Vio, che è un esempio di forza, determinazione, di donna. Di un atleta che ha partecipato alle Paralimpiadi con grande successo, sì, insomma, una ragazza fantastica. Che ha strappato anche il selfie ad Obama. Sì, sì. Però io guardi, al di là della cena, insomma, che penso si possa interessare a livello di curiosità, eccetera, mi interessa più il dopo cena. Cioè, quando lei era sull'aereo di ritorno e quindi tornava verso l'Italia, ha pensato, ho passato una bella serata, è stata una bella esperienza, o ho seminato qualcosa? Sì, ho pensato che insomma, che Lampedusa aveva varcato l'oceano, che un'isola così piccola veniva riconosciuta anche dall'altra anche parte dell'oceano. Sì. Ed è stato così, devo dire, anche recentemente, perché prima, vabbè, ci sono stati, c'è stato l'Orso d'Oro a Berlino per i migliori film, eccolo qua, e qui vediamo il momento della premiazione. Poi l'Oscar, che non è andato, anche se era in corsa Fuoco a Mare come miglior documentario, però questo film di Rosi, di Gianfranco Rosi, ha fatto parlare di sé. La persona accanto a Gianfranco Rosi è una persona speciale, si chiama Pietro Bartolo, è un medico. È un medico, un lampedusano doc, che per tanti anni ha dovuto sostenere e dare l'assistenza medica quando ancora non era organizzato tutto il sistema del soccorso e della prima accoglienza. Oggi è l'esempio di tanti altri medici, sia del Servizio Sanitario Regionale, ma anche di tante organizzazioni come CISOM dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, Croce Rossa, Medici Senza Frontiere, tanti operatori volontari che danno veramente l'anima in una condizione molto difficile, perché gli sbarcati a Lampedusa, noi siamo il primo porto sicuro più vicino ai luoghi di soccorso, quelli che sbarcano a Lampedusa oggi sono i più vulnerabili e i più bisognosi di aiuto e di soccorso. In tanti ci sono rimasti male perché quel film, Fuoco a Mare, quel documentario, non prese l'Oscar. Io devo dire, sono rimasto peggio quando non mi hanno dato il Nobel per la pace, perché per due volte almeno siete stati candidati, 2014-2015, sì. Lei ci aveva fatto la bocca, diciamo, a questa cosa o no?
Ma no, certamente, specialmente per un sindaco, è motivo di grande orgoglio e di grande onore. Però mi lasci dire che forse è meglio così, perché il Nobel non dovrebbe premiare la normalità. Esseri umani, l'accoglienza, riconoscere nella persona che arriva bisognosa di tutto, non un nemico, un invasore, ma penso che sia normale. Noi siamo simbolo di normalità, non di eroismo. Noi abbiamo iniziato, diciamo, in maniera anche, dico, quasi leggera, no? Tra case bianche, film, eccetera. Però, insomma, questa è una puntata in realtà abbastanza dura, in cui vedremo anche delle immagini forti, soprattutto nel reportage di Vito De Torre. E io, quando penso a Lampedusa, penso a questa foto qua. Tante volte l'ho vista questa foto. A destra c'è Enrico Letta, che all'epoca era presidente del Consiglio. In mezzo, quel signore in giacca e cravatta, era Barroso, che all'epoca era presidente della Commissione europea. E poi c'è Giusia. Scusi? Cecilia. C'è la Malmström, che all'epoca era commissario per i rifugiati. Esatto. E quelle a terra invece sono delle bare. Sono delle bare ed erano tantissime, perché furono ritrovati, stiamo parlando del 3 ottobre del 2013, furono trovati in acqua 366 corpi su una lista di 368. Sì. Quello fu il naufragio peggiore, no, della storia di Lampedusa, uno dei momenti più tristi. Per Lampedusa sì, per il Mediterraneo no. Per il Mediterraneo no. La specialità, l'unicità di questo naufragio fu che è avvenuto molto vicino alle coste di Lampedusa, e quindi il mare ha restituito quasi tutti i corpi. In genere i naufragi che avvengono, il mare non restituisce tutti i corpi. I corpi che vengono recuperati e contati in queste statistiche sono molto inferiori a quelli che sono morti. Quindi quel naufragio lì e quell'immagine delle bare tutte messe in fila fece grande, provocò una grande emozione, sì. Per questo, quando venni io a Lampedusa, notai, non so se è ancora così, per quello le chiedo conferma, che i barconi stavano ancora lì, nel senso che vicino ai, sì, moli ci sono ancora dei barconi che si vedono, no? Sì. È ancora così? No, poi l'abbiamo bonificata quell'area, ne abbiamo conservato qualcuno e come testimonianza. Come testimonianza è venuta fuori anche questa croce, che si chiama Croce di Lampedusa, è stata chiamata così dal suo autore, Franco Tuccio, dico bene, no? Falegname, sì, di Lampedusa, sì, che l'ha regalata al Papa, e il Papa è molto affezionato a questa croce, ha fatto il giro delle parrocchie, e lo stesso Papa ha detto: a me il dramma di Lampedusa ha fatto sentire il dovere di mettermi in viaggio, no? Lei ha sentito vicino alla Chiesa in questi anni? Sì, devo dire Lampedusa ha sentito la Chiesa vicina negli anni anche precedenti alla mia amministrazione, soprattutto nel 2011, quando Lampedusa venne usata in maniera molto ingiusta e cinica dall'allora ministro degli interni Maroni per trattenere nell'isola un numero di tunisini superiore ai residenti. La famosa Tendopoli che, esatto, volevano fare. La collina della vergogna, collina della eccetera. Vergogna, per due mesi i lampedusani non videro nessun rappresentante delle istituzioni. Mi ricordo la Chiesa fece una battaglia piuttosto forte. La Chiesa invece, sì, fu presente, l'allora vescovo Montenegro, oggi cardinale, fu molto vicino a noi, e così tuttora è al fianco dell'amministrazione, delle persone. Ho un'ultima domanda prima di prendere il mare, come si dice in questi casi, e riguarda delle frecce che vediamo. Sono frecce che ho preso dal sito dell'Alto Commissariato dell'ONU per delle Nazioni Unite, appunto, sì, per i rifugiati, e fanno vedere da dove arrivano verso l'Italia, no? La stragrande maggioranza, vedete, 162.895 vengono dalla Libia, poi qualcuno dall'Egitto, ma insomma in grandissima maggioranza dalla Libia. Stavo dicendo prima in apertura, i numeri sembrano un po' minori, no, rispetto all'anno scorso, però i morti continuano a esserci. Ma è impossibile evitare i morti e i naufragi se continuiamo a considerare questi viaggi come l'unico strumento che hanno le persone che devono fuggire, che devono cercare una vita. Il mare non perdona, quant'anche si fa
si fanno le operazioni di monitoraggio ai soccorsi, ma i morti cresceranno. Allora, per capire da vicino, lo anticipavo prima, è il momento davvero di andare in mare e lo facciamo con il reportage di Vito De Torre. Questo è quello che accade da anni nel Mar Mediterraneo davanti alla Libia, di giorno e di notte, con il mare mosso e con il mare piatto, d'estate ed inverno. Ma dal febbraio del 2016, accanto agli uomini della Guardia Costiera Italiana, c'è anche l'Aquarius, nave umanitaria che in più di un anno ha salvato la vita a 13.000 migranti. Il fondatore è Klaus Vogel, capitano della Marina Mercantile Tedesca, stanco di assistere alle infinite tragedie in mare. E così, insieme ad amici e cittadini, Klaus Vogel lancia il progetto di andare a salvare nel Mar Mediterraneo chi fugge da fame e miseria. It's a drama. È un dramma ed è qualcosa che noi non vorremmo fare. Spingersi a 15-20 miglia dalla Libia comporta dei seri rischi, ma in questo momento non abbiamo alternative. Noi andiamo a soccorrere persone che altrimenti morirebbero nel Mar Mediterraneo. Devo ringraziare i volontari che lavorano a bordo e i tanti benefattori della società civile europea che donano dalle piccole alle grandi cifre. Questa è la condizione indispensabile per andare avanti. Gli ultimi saluti e si parte verso la zona SAR, la zona di ricerca e soccorso di fronte alla Libia, da dove partono i migranti a bordo di gommoni. Dal porto di Palermo è distante circa 2 giorni di navigazione. La maggior parte dei volontari e degli operatori umanitari sono giovani, appena trentenni. Arrivano da tutte le parti del mondo, dall'Ecuador al Canada. Molti di loro hanno lasciato casa e lavoro per imbarcarsi sull'Aquarius. Un esempio dell'Europa giovane che non vuole rimanere senza fare niente, che vuole agire per aiutare le persone che ne hanno bisogno alle frontiere, ai confini dell'Europa. Posso chiederti perché parli così bene l'italiano? Praticamente è un aneddoto, però ho imparato l'italiano leggendo i discorsi del Papa perché ho lavorato 6 anni alla Radio Vaticana, alla radio, al programma francese. Quindi tu hai lasciato la Radio Vaticana per venire qui a salvare i migranti? Sì, ho lasciato la mia carriera di giornalista, l'ho messa tra parentesi. La prima esperienza con Papa Francesco è stata la sua prima visita fuori dal Vaticano, poco dopo che è stato eletto. E il Papa Francesco ha deciso con un grande gesto di andare a Lampedusa. Da lì poi è cambiata anche la tua vita. Esattamente, da lì è cambiata la mia vita. Da quando ho messo piede su questa nave è cambiata la mia vita professionale, personale. Il mediatore culturale dell'Aquarius si chiama Ussama. Ha alle spalle anni di esperienza a bordo di navi umanitarie. La vigilia di Natale l'anno scorso abbiamo fatto un salvataggio un po' più duro, diciamo. Una donna che era talmente esausta quando l'abbiamo salvata che è svenuta, ha dormito, e quando si è svegliata e ha recuperato un po' di forze, però purtroppo ha scoperto che i suoi 2 figlioli di 4-5 anni non ce l'hanno fatta e sono stati presi dal mare. Io in quel momento non sapevo cosa fare, mi chiedevo cos'è la cosa più brutta che uno può vivere. Tu hai figli? Sì, un figlio, Mattia Hedi, che ha 8 mesi e mi manca. Mai avrei pensato che sarei finita a fare soccorsi su una barca nel Mar Mediterraneo. Io vengo da Como, però origini siciliane, motivo per cui mi sono avvicinata da qualche anno a questo fenomeno, perché insomma ho visto l'effetto di questa situazione sulle nostre coste, adesso insomma in tutto il nostro paese, quindi mi sento di occuparmene in prima persona. Quanto tempo resterai qui a bordo? Io resterò fino a fine aprile, però insomma non si sa, vedremo fino a fine aprile. Sono sull'Aquarius da novembre a intermittenza, ma è dall'estate del 2015 che mi occupo degli attraversamenti via mare, sia nel Mediterraneo centrale che orientale. In Europa c'è chi accusa questi ragazzi addirittura di essere collusi con i trafficanti, mentre la Libia sopporta a malapena la presenza di navi umanitarie davanti alle sue coste in acque internazionali.
Quest'estate la Marina Militare di Tripoli ha aperto il fuoco contro un'imbarcazione di Medici Senza Frontiere. È inevitabile quindi che più ci si avvicina alle coste libiche, alla zona di ricerca e soccorso, e più i volti diventano seri. Si sorride di meno. A bordo vengono date le ultime istruzioni in caso di aggressione e poi si mettono a punto i gommoni, si ripassano le manovre di primo soccorso. If he's unconscious, he's not breathing and you don't know if there's a pulse or not, you go on a chest compression, okay? Arriviamo in zona SAR martedì notte alle 4. Da adesso potrebbe arrivare una richiesta di soccorso da un momento all'altro. Nessuno può prevederlo. Bisogna essere pronti in qualsiasi momento. Per Rocco, calabrese di Vibo Valentia, è la prima volta. È salito a bordo dell'Aquarius domenica scorsa. Anche lui è volontario, sposato, due figlie piccole. Ha chiesto l'aspettativa al lavoro per andare a salvare i migranti. Siamo a 15 miglia da Tripoli e poco distante da noi la nave Dattilo della Guardia Costiera Italiana sta intervenendo in soccorso di un gommone carico di migranti. Bisogna restare in attesa perché potrebbe essere chiesto l'appoggio dell'equipaggio di Aquarius. Charlie è un volontario svedese e ci spiega che in questo caso è intervenuta la Guardia Costiera semplicemente perché era più vicina al gommone dei migranti. È giusto così, ci dice. Noi lavoriamo insieme, collaboriamo, non siamo in competizione. Gli uomini della Dattilo concludono le operazioni di soccorso e l'Aquarius riprende il pattugliamento in zona SAR. Spesso le navi umanitarie riescono ad intercettare gommoni alla deriva. Altre volte i migranti, disperati, lanciano l'allarme alla Guardia Costiera Italiana, che interviene direttamente o in alternativa coordina i soccorsi dirottando le navi presenti in quella zona. È un obbligo giuridico. Quando la sala operativa riceve una richiesta d'aiuto, non può sottrarsi all'attività di soccorso, anche se questo vuol dire spingersi a ridosso della Libia. Venire meno a questo dovere rappresenterebbe un reato. Mayday! Mayday! I need your location, give me your position. Ah, you need coordination? Hello? We have a small children with, I think it's about 150 persons. Please, can you help us with this? Madam, please, calm down, because we will send rescue. Sono fortunati, direi, sono partiti verso le 4 del mattino oggi. Alcuni a volte si perdono, quindi ci sono problemi con la benzina, con il gommone stesso, ma dalla vista che ho adesso dico che... Si è fermato il motore? Non lo so, ma sembrano calmi. Emozionato, Rocco? Abbastanza. Questa è la prima missione? Sì, prima missione questa. Adesso che devi fare? Adesso siamo stand by e aspettiamo il contatto, aspettiamo ordini dal nostro capo squadra. Bocca al lupo, Rocco. Una telefonata dal mare, la Guardia Costiera risponde, le operazioni di soccorso partono e lì iniziano appunto i soccorsi, ma si sa che bisogna fare presto perché a volte potrebbe essere anche tardi. Ha ricostruito bene anche Vito De Torre, ci ha spiegato molte cose, ma insomma ci torniamo sopra sul perché così vicino alle coste. Comunque la prima cosa che mi colpisce è questa truppa di gente giovane, questi ragazzi, questi volontari, no? E nei dati iniziali dicevamo quanto sia aumentato l'apporto delle ONG, delle organizzazioni non governative. Perché? La prima ONG interviene ad agosto 2014. No, prima c'erano magari i mercantili che ogni tanto trovavano qualcuno e l'aiutavano, oltre naturalmente a Guardia Costiera, Marina Militare e così via. Ma nel 2014 le ONG salvano 1.450 persone, 2015 20.000 persone, 2016 47.000 persone. Perché secondo lei sta succedendo questo?
perché man mano le operazioni di soccorso realizzate nell'ambito delle operazioni Frontex europee si sono allontanate dalle coste libiche. E dall'altro c'è una voglia della società civile, delle persone di dare una mano, di essere utili e di sollevare il problema. Tedeschi, francesi vogliono lanciare un segnale ai loro governi e fare un'operazione di salvare la vita delle persone. In questo momento il Mediterraneo è la tomba di tante vite umane. Io non ci trovo nulla di strano, anzi. È bello perché spesso parliamo d'Europa in maniera un pochettino astratta, no? Poi si vedono la faccia degli europei e si vede che l'Europa è anche questa, è l'Europa di persone che rinunciano a ferie, a cose varie, insomma, e vanno su queste navi. Navi che, eccolo qua, questo è il fotogramma che Sorrento De Luca prima aveva mandato in onda nella copertina di Striscia la Notizia, no? Questa denuncia che sembrava di fatto legittima, molto intelligente, dicendo ma scusate, ma perché noi andiamo a 250 miglia dalle nostre coste a soccorrerli e li portiamo a casa nostra quando invece c'è la Tunisia che sta a 90 miglia, quando c'è Malta che magari sta a 180, stanno a 10 miglia dalle coste libiche, quindi andiamo fino a lì giù. Allora vuoi vedere che c'è un business, tant'è vero che questa settimana sono scatenati i giornali dicendo c'è il business delle ONG. Vabbè, questa è veramente una cosa ignobile quella che sta succedendo. Allora, stanno scoprendo oggi che è l'Italia che salva la faccia all'Europa. Succede da 20 anni che è l'Italia che fa i soccorsi in mare e gli altri non li fanno. Due, le norme sul soccorso in mare che valgono per quelli con la pelle nera, ma valgono anche per i turisti olandesi che con sì, il loro motoscafo, esatto, diciamo, è così? Con il loro yacht, impongono di intervenire e che l'autorità che interviene porti a termine il soccorso fino alla fine. Quindi quando l'SOS viene raccolto dall'Italia deve garantire. E il comandante del mezzo che interviene deve accompagnare le persone salvate nel porto vicino più sicuro. Più sicuro vuol dire anche per l'incolumità e la libertà fisica di quelle persone. Non si possono riportare in Libia perché è un paese che non ha firmato la Convenzione Internazionale dei Diritti Universali dell'Uomo. Quindi... E la Tunisia dice ancora un pochino a rischio, però lei ha detto poco fa, ormai sono anni che l'Italia salva la faccia all'Europa, qualche anno fa in realtà le cose andavano in maniera leggermente diversa, questa faccia forse l'avrete vista varie volte perché hanno fatto anche una specie di docu-fiction, la scelta di Katia su questa tenente di vascello della Marina Militare che si chiama Katia Pellegrino alla guida della nave Libra. Mattarella, eccolo qua, vedete in basso a destra, l'ha nominata cavaliere al merito per le vite salvate con Mare Nostrum. Mare Nostrum era il nome di quella operazione che c'era ai tempi del governo Letta e la della lanciata... quale Enrico Letta ogni volta dice magari ci fosse ancora Mare Nostrum, perché qual era la differenza rispetto a Mare Nostrum fu lanciato da Enrico Letta subito dopo il naufragio del 3 ottobre a Lampedusa, sull'onda dell'indignazione e dello sdegno. Com'è possibile che a pochi metri dalle coste di Lampedusa possano morire tutte queste persone? Erano quasi salvi, erano quasi arrivati. E la unicità e l'importanza di Mare Nostrum è nello scopo, è la prima operazione umanitaria, è la risposta ad una domanda umanitaria. Le altre operazioni che hanno preceduto o che hanno seguito Mare Nostrum sono principalmente di tipo securitario, ma abbiamo visto che queste persone non sono armate e invasori, sono persone che hanno bisogno d'aiuto. Un'altra cosa che vorrei dire a favore delle ONG è per dire quanto è veramente stupido e violento questo attacco oggi, è che la tratta di esseri umani è una cosa molto particolare, si distingue dal traffico di droga perché i trafficanti non hanno interesse a far arrivare la merce viva, sono persino peggiori degli schiavisti,
chi commerciava gli schiavi aveva interesse a far arrivare lo schiavo bene. Vivo invece loro, per avere i soldi. Invece loro vogliono solo i soldi in partenza, ma poi dopo non gli interessa. Pagano, certo, prima, cioè, di partire. Pagano prima di partire. Non quindi dopo, certo. non esiste, non ha senso immaginare una complicità con i criminali. Volevo chiederle, guardando insieme la foto che verrà, che è la foto di una stretta di mano tra il governo italiano e il governo della Libia, due cose. La prima, visto che lei è iscritta al Partito Democratico e il Partito Democratico è quello che in questo momento è al governo, e se lei condivide questo accordo che è stato fatto, che lo ricordiamo, prevede addestramento, progetti di sviluppo, che però alcune associazioni umanitarie contestano. E la seconda era se non si stava meglio, come dicono alcuni, ai tempi di Gheddafi, quando gli davamo 200 milioni l'anno, però almeno bloccava tutto. Assolutamente non condivido questo modo di pagare, essere continuamente sotto ricatto nei confronti dei dittatori o di chi affama i propri popoli e li costringe a partire, a migrare, non è quindi secondo un lei, modo per intervenire. Insomma, lei non rimpiange Gheddafi anche se riusciva a bloccare gli sbarchi, magari mettendoli nei lager in Libia, quindi non rimpiange Gheddafi. E su questo accordo tra Gentiloni e il governo libico di al-Sarraj, che cosa dice? Non mi piace. Non le piace? Non mi piace perché significa consegnare i profughi e queste persone, donne e bambini, ai lager della Libia. Bisogna intervenire, controllare i campi profughi e avviare corridoi umanitari dentro un piano di cooperazione europea con piani di accoglienza seri, ma farli arrivare in modo legale e sicuro. E non confondere il tema della sicurezza, della difesa dei nostri territori dal terrorismo con un problema umanitario. Con il problema umanitario. A proposito di Europa, visto che l'ha citata più volte, le faccio vedere la foto di un vertice che si è tenuto a Malta la settimana scorsa. Eccoli lì, questa si chiama la foto di famiglia in gergo. Sono i 28 leader d'Europa in questo momento che raggiungono questo accordo sui migranti di cui abbiamo parlato, che appunto coinvolge anche la Libia in qualche modo. E poi ha detto Paolo Gentiloni, il Presidente del Consiglio, che tanto di questo tema si parlerà anche la settimana prossima, perché ci saranno le celebrazioni per i 60 anni, che saranno anche il tema di Today, tra le altre cose. Lei come la vede l'Europa da Lampedusa in questo momento? Beh, l'Europa dalle periferie da Lampedusa è molto lontana. E però sono convinta che l'Europa è l'unica risposta, sia all'emergenza profughi, alla questione mediterraneo, che ai temi della globalizzazione. È così che possiamo vincere la sfida, da soli no. E sono convinta che l'Europa ha garantito la pace, che era una delle ragioni per cui era nata. E allora va difesa. Certamente viene percepita più come un'Europa dei vincoli anche, no? Cioè, i pescatori di Lampedusa dicono: ma come? Si fanno morire le persone in mare e poi, ci e dicono poi a noi ci misurano la maglia della rete. Sì, questo lo capiamo. Allora, ci fermiamo un secondo perché avevamo lasciato il Mediterraneo in un momento cruciale. C'era stata una richiesta di soccorso, i soccorsi erano partiti dalla nave Aquarius e stavano andando a prendere i migranti che avevano chiesto aiuto. E allora è proprio da lì, da quel punto, che ricomincia la seconda parte del reportage di Vito De Torre. I'm Skrikas at Aquarius. Keep this in mind. They will be soon very far away. Abbiamo stabilito un contatto con un'imbarcazione che ha bisogno di soccorso e quindi adesso ci stiamo avvicinando e il salvataggio inizierà tra poco, diciamo tra qualche minuto. A quante miglia ci troviamo dalla costa libica, più o meno? Sicuramente più di 15. Siamo oltre le 15 miglia, sì. Sempre in acque internazionali. Sempre assolutamente in acque internazionali. Si sa più o meno quante sono le persone che sono a bordo del gommone? No, abbiamo visto che è pieno. Di solito un gommone così ne può portare fra le 100 e le 150. Una volta ci è capitato anche quasi 200, ma proprio al limite. Thank you.
guys. Relax, okay? Okay, let's go. Guys, we'll be back in 5 minutes, okay? Siamo a due salvataggi questa mattina, non sarebbero mai stati in grado di raggiungere la Sicilia e sarebbero sicuramente morti. Sì, infatti si vede dalle condizioni di questo gommone che queste imbarcazioni non possono arrivare da nessuna parte. Cioè, se non li troviamo noi, se non li salviamo noi, sono destinati ad affondare dopo un po', perché le imbarcazioni poi si rompono, si sgonfiano e entra l'acqua dentro e poi da lì è finita, perché come avete visto non tutti hanno il giubbotto di salvataggio e anche con un giubbotto di salvataggio da soli in questo mare non si sopravvive per molto tempo. Per ora è finito, ma abbiamo un altro obiettivo, non sappiamo dove, cioè quanto tempo di distanza abbiamo, però di sicuro abbiamo un altro. La stanchezza non si sente? No, dopo si sente, ma poi c'è l'adrenalina perché non si finisce, e dopo quando finisce tutto. Ora resta la gioia di aver salvato queste vite umane. Piacere, fa molto piacere quando li vedi arrivare scalzi, infreddoliti, con gli occhi di fuori per il panico, nel buio, quindi è bello dare una mano a volte. Tu da dove vieni? Dall'Ecuador. Sei cristiano? Sì, sono cristiano. Da dove vieni? Nigeria. Cos'hai qui al polso? Un rosario. Me l'ha dato mia madre. Perché sei andato via dalla Nigeria? Mio padre è morto e non ce la facevo più a vedere le mie sorelle che non avevano nulla da mangiare. E così ho detto a mia madre: mamma, devo partire. And now what will you do? E adesso cosa farai? First of all, just thank God that I'm here. Innanzitutto voglio ringraziare Dio. E poi devo pensare alla mia famiglia, alle mie sorelle. Elisabeth? Quando salviamo un buon numero di persone, vediamo che tutti stanno bene e siamo felici. Sì. Siamo stanchi, però diciamo la gioia supera la stanchezza. Sappiamo che aveva fatto qualcosa di buono. Stasera chiami a casa? Io sicuramente, se ho molto di tempo, chiamerò mia moglie. Già sa un pochino, le ho mandato un messaggio, perché
Quando sono assenti tutta la giornata... C'è un motivo. Sì, siamo impegnatissimi. È stato come prima volta, è stato veramente emozionante. In famiglia che ti hanno detto? Che ti imbarcavi qui, lasciavi casa, il lavoro? Devo ringraziare mia moglie che mi sta sempre vicino in tutte le mie scelte. Fortunatamente devo ringraziare lei se sono qua. Hai figli? Sì, due. Oggi la piccola fa il compleanno, fa 4 anni. Come si chiama? Elizabeth, la grande Melanie. Siamo rimasti in Libia quasi un anno. Siamo stati arrestati dalla guardia costiera libica quando eravamo sul gommone. Abbiamo sofferto tanto. Ma vi hanno detto perché vi tenevano in carcere? No, ci hanno solo chiesto dei soldi. E in carcere eravate in celle separate? Sì, separate. Quindi questa è la prima volta che puoi riabbracciarla? Sì, è così. La situazione sotto il profilo medico è abbastanza buona. I casi più critici riguardano persone che hanno delle ferite riportate durante i mesi nei centri di detenzione in Libia, soprattutto le donne. Quasi tutte sono state violentate e parliamo di abusi che sono andati avanti per mesi e mesi. E alcune di loro adesso sono incinte e sono a bordo da sole, non hanno nessuno accanto. Vengo dalla Sierra Leone. Questa è la mia famiglia. Adesso siamo al sicuro. Dov'è suo marito? Eccolo. Lei è sua figlia? Sì, mia figlia. L'altro figlio è giù insieme ai volontari. Noi siamo scappati dalla Libia. Ho lavorato lì 5 anni, ma adesso è diventato troppo pericoloso e da pazzi restare. Entrano dentro casa alle 4 di notte, ti rubano tutto e ti portano in prigione. Ho dovuto pagare 1.000 euro per riavere mio marito. Guarda, queste sono le cicatrici delle torture che anch'io ho subito. Mi hanno tagliato le mani. Ma chi è stato, la polizia o delinquenti comuni? In Libia sono la stessa cosa. Gli ultimi soldi li abbiamo usati per salire sul gommone. Siamo scappati senza niente, niente di niente. E adesso spera che sua figlia possa andare a scuola in Italia? Sì, spero di non soffrire più. Basta soffrire. Io sono ostetrica e infermiera, è la mia prima missione e qui mi occupo soprattutto delle donne in difficoltà. State facendo un grande lavoro, ma non è stanca? Non sono mai stata così bene. Essere abbracciata da queste donne è un'emozione che non ho mai provato. Arrivano spaventate, sono state derubate di tutto, non hanno neanche le scarpe. Mi hanno raccontato di abusi inimmaginabili, non riesco nemmeno a parlarne. Ma sono contenta di essere qui. Posso chiederle quanti anni ha? Ho 69 anni. Arrivati a Trapani, iniziano le procedure di sbarco dei migranti. Quelli che erano volti, storie, speranze, sofferenze, diventano, di colpo, numeri. 73 dall'ultimo, vero? Ok, e 29,5. Francesca, rapida! Dalla nave, intanto, è scesa Aisha, con la mamma e il fratellino. Il papà scenderà dopo, con gli altri maschi. È la procedura. È smarrita e spaventata. Chissà cosa ricorderà di questo viaggio quando sarà grande e sarà diventata una cittadina europea.
Si chiude con un auspicio, perché Vito De Torre dice: quando sarà diventata questa bimba una cittadina europea, cosa che è tutto da verificare, visto come stanno andando le cose. Comunque, quello che colpisce molto del reportage di Vito De Torre, delle storie che abbiamo sentito, è la normalità straordinaria dei volontari. Volontari che fanno di tutto e che a volte impediscono di morire, a volte, come capita a Lampedusa e come capita anche alla famiglia, è capitato che adesso vedremo, ad Agrigento, accolgono i migranti anche dopo che sono morti. Questa è una storia bellissima della famiglia Gelardi, che ha ricevuto anche un premio a Dresda proprio per aver accolto una migrante, no? Prima parlavamo di quel naufragio terribile di ottobre 2013, nella sua tomba di famiglia. Questo è un gesto di pietà estrema, no? A Lampedusa avete avviene pure a Lampedusa, avete questo. Dei migranti sepolti? Sì, tanti. Queste sono cose che non fanno mai notizia, no? La bontà delle persone, la generosità, tutto questo volontariato che abbiamo visto, tutte cose nascoste, perché i giornali ci raccontano sempre le cose brutte. Sì, però c'è da dire che oggi non è che serve soltanto la generosità delle persone, e comunque non dobbiamo farne una questione di una carezza in più, una carezza in meno, è una questione di diritti. Dobbiamo riconoscere il diritto ad esistere a queste persone che invece finora sono state sepolte dal mare, che consideriamo merce a perdere, esattamente come vengono considerati dai criminali che li fanno imbarcare. Tra le altre cose, molti di questi corpi non vengono anche mai identificati. Prima parlavamo con lei durante il reportage e mi diceva che dal 2013 sono diversi che non sono stati identificati. Questa settimana, proprio mi pare 2 giorni fa, alla Camera, Milena Santerini, deputata, ha preparato una mozione e l'ha presentata perché il governo a livello internazionale anche si dia più da fare per il riconoscimento dei corpi. Questo insomma sarebbe anche forse un atto dovuto, no? Un gesto di pietà verso queste infatti, persone. Ma a Lampedusa sicuramente si sono messe a regime delle procedure, prelievo di DNA eccetera, per fare in modo che i corpi vengano riconosciuti, però c'è da dire che ancora bisogna riconoscere i morti del 2013, che hanno tutti un nome, perché ci sono stati tanti sopravvissuti e i parenti sono venuti, ma ancora non si è arrivati a dare un nome a tutti. Ma l'emergenza vera sono i vivi più che i morti. Allora guardiamo un attimo il prossimo collage, perché fa vedere 2 scene diverse. Una, quella di sinistra, l'ho rubata al profilo Twitter di Giusy Nicolini, e l'ha chiamata l'abbraccio, lei, un abbraccio della Guardia Costiera, e si direbbe Lampedusa, l'Italia che accoglie, eccetera. Quella di destra invece l'ho trovata facilmente su Google, perché sono le famose barricate di Gorino, quando fecero le barricate per non far entrare 12 profughi che stavano entrando nel paese vicino Ferrara. Ora, io non voglio essere così banale da distinguere l'Italia buona e da una parte, l'Italia cattiva dall'altra. Vorrei dire un'altra cosa, che secondo me è molto più facile essere buoni a sinistra, ecco, così, nella prima accoglienza, quando uno si commuove, che poi essere tra virgolette buoni dopo, quando queste persone bisogna gestirle in qualche modo. Cioè è la seconda accoglienza la vera sfida, secondo me, per l'Italia e per l'Europa, o no? Sì, è vero, ma sono gli stati e i governi che devono, esatto, superare la logica emergenziale, organizzare e pensarci. Probabilmente l'errore più grave che in questo momento è quello che si conta forse troppo e si fa pesare troppo sulle comunità e sul volontariato, sulle associazioni eccetera. Esatto. Una foto che ha scattato lei, anche questa l'ha rubata dal suo profilo Twitter. Questo sarebbe un centro rifugiati a Stoccolma? Un centro di eccellenza. Beh, dove vengono accolti i nuclei familiari. In Italia sarebbe una rivolta popolare se ci fosse un centro rifugiati così, perché direbbero: case che non danno agli italiani le danno ai rifugiati. Ma veda, in Svezia hanno ragionato diversamente, hanno pensato che l'integrazione garantisce sicurezza e garantisce meglio i diritti anche delle comunità che accolgono. È pure vero però che insomma imparare da questa Europa è un po' complicato, forse siamo noi quelli che possiamo insegnare, almeno in questo momento, e una delle cose che abbiamo insegnato in questo periodo grazie alla comunità di Sant'Egidio sono i corridoi umanitari. Cioè abbiamo detto:
facciamo venire delle persone con un nome e un cognome, accogliamole, sappiamo già magari che hanno delle famiglie che le aspettano, che sono in condizioni difficili, e facciamole entrare. Stanno funzionando benino, anzi direi bene, dico benino semplicemente perché io vorrei vederli mille volte tanto, ma insomma i numeri sono ancora un po' piccolini, sì. Però la Francia ha detto che ci proveranno anche loro. Secondo lei questa dei corridoi umanitari potrebbe essere una soluzione? È l'unica soluzione. Questa insieme poi a ad averci una politica sull'immigrazione, perché poi i corridoi umanitari potrebbero servire soltanto per i profughi, per i richiedenti asilo. Oggi chi fugge dalle povertà è destinato spesso un migrante essere... economico, certo, quindi ha bisogno ma di... chi arriva con i barconi è comunque una vittima di tratta di esseri umani. E spesso è un viaggio lungo, è un viaggio lungo che nasconde sofferenze enormi anche lungo la strada. L'ultima domanda, guardi, io gliela voglio fare sul mare, sì, ma sul mare bello, eh? Perché questa l'ho trovata, credo, non so, il giornale Sicilia mi parla, la spiaggia dei conigli è la regina d'Italia, TripAdvisor la mette al primo posto, sì. No? Ora, se io chiedo all'oste come il vino, mi dirà che è ottimo, quindi lei mi dirà che è meravigliosa, naturalmente, la spiaggia dei conigli, vero? Questo... Beh, ma il fatto che lo dicano gli utenti di TripAdvisor, ecco, vuol dire che... Però le chiedo se il turismo c'è ancora a Lampedusa o se è stato spazzato via anche questo dalla crisi dei migranti. No, ce l'abbiamo fatta. E il turismo ha ripreso, e addirittura la scorsa estate abbiamo avuto il massimo dell'aumento. Abbiamo aumentato del 36% le presenze turistiche, proprio grazie al fatto che siamo riusciti a superare la logica emergenziale nella gestione della prima accoglienza. La reputazione di Lampedusa è migliorata anche grazie al fatto che viene indicata oggi come un esempio positivo nel Mediterraneo, e poi abbiamo un patrimonio naturale meraviglioso, noi come Lesbo, come le altre isole del Mediterraneo. Questo deve essere il futuro del Mediterraneo, il mare deve servire alla nostra ricchezza, al nostro sviluppo, non a fare morire i poveri. Abbiamo cercato di capire con Giusy Ricolini un po' di questa emergenza, però l'ultima parola la vogliamo dare all'autore del reportage, cioè a Vito De Torre. Ho scelto di fare questo reportage a bordo dell'Aquarius per avere un contatto diretto con i migranti, poter parlare con loro, ascoltare le loro storie. Sono storie di sofferenze incredibili, di torture, di violenze, di stupri, addirittura di compravendita di esseri umani. Siamo ormai alla schiavitù. Dunque la prima considerazione: come possiamo consentire a queste persone di restare in quell'inferno che loro descrivono, di restare in Libia? E poi un'altra considerazione: l'Europa spesso viene identificata come l'Europa dei banchieri, delle lobby. Noi invece abbiamo visto l'Europa della solidarietà, quella di Rocco che lascia la famiglia, il lavoro per 3 settimane per salvare i migranti, e quella di Matilde che lascia la Radio Vaticana per imbarcarsi sull'Aquarius. Quale migliore esempio quando si parla di radici cristiane dell'Europa? Grazie a Vito per il lavoro enorme che ha fatto e anche per questa testimonianza che ci ha dato, ma adesso una cosa ancora devo chiedere a Giusy Nicolini, ed è privata, perché l'ultima foto nostra è sempre una foto privata. Le ho chiesto, ce ne porta una, e lei me ne ha portata una, ma in bianco e nero. Allora lei immagino che sia quella lì con, sì. Con il salvagente lì con sì. La ciambella, e quel signore accanto? È mio papà, che mi ha insegnato tutto, dal nuoto alla passione politica, all'amore per il mare, per la mia terra, per la mia isola. Il mare che cos'è per lei? Ah, il mare è tutto. Chi nasce e vive su un'isola, nel mare, al mare affida tutti i propri sogni. Ed è soprattutto felicità. Per questo questa foto mi sembra... è il mio manifesto. Uno dei ricordi più belli, ma è anche un manifesto di vita. L'ultimo sforzo che le chiediamo per questa puntata è quello di dirigere il nostro giornale. Allora, le regole sono semplici, noi le diamo 6 notizie, ma nella prima pagina c'è spazio solo per 4. Non sono le notizie magari più urgenti, ma sono quelle più importanti durante quest'ultima settimana per noi. Cominciamo, le guardiamo tutte insieme, eccole qua, le vede in un collage, e adesso una per una. La prima. L'abbiamo detto, l'Unione Europea prende fiato. Perché? Perché in Olanda hanno vinto il centrodestra, i liberali di Mark Rutte, ed è stata arginata quella che veniva chiamata come l'onda populista di Wilders, che avrebbe strappato con l'Unione Europea. Seconda foto.
riguarda invece la Libia, è il generale Haftar, quello che vedete qui nella foto, mani sul petrolio. Perché? Perché è riuscito a occupare tutti quanti i pozzi petroliferi più importanti e quindi si candida ancora di più come un interlocutore importante per questa crisi. La terza riguarda invece la Turchia, Erdogan contro tutti, perché abbiamo sentito in questa settimana lo scontro enorme con l'Olanda e anche quello con la Germania, che non vogliono ospitare ministri di Erdogan in campagna elettorale per il referendum costituzionale, quindi ambasciatori ritirati, dichiarazioni di simil guerra e così via. Quarta foto, gioco di parole, Regno Unito no, Regno diviso. Perché? Perché forse la Scozia farà un secondo referendum per l'indipendenza, dopo quello di, mi pare, un paio d'anni fa, questa volta con più possibilità di successo, perché la Scozia vorrebbe invece rimanere attaccata all'Europa anche a costo di staccarsi dal Regno Unito. Quinta foto riguarda l'Egitto, perché la settimana scorsa avevamo detto che Mubarak era stato scarcerato per la morte di centinaia di manifestanti nel 2011. Bene, la notizia di questa settimana è che è tornato a casa, quindi non è neanche più in carcere. E infine, ultima foto ci viene dagli Stati Uniti, che spesso sono fonte di ispirazione per le nostre notizie, perché cosa è successo? Not in my name l'abbiamo chiamata, che due stati, prima Hawaii e adesso il Maryland, hanno bloccato il divieto, quello che chiamano Islamic ban negli Stati Uniti, il divieto di arrivo per gli immigrati che è stato deciso da Trump. Doveva entrare in vigore oggi, non è entrato in vigore. Allora, la prima, la seconda, la terza e la quarta? Beh, la prima sicuramente le elezioni olandesi. Elezioni olandesi, l'ha colpita questa storia? Beh sì, sono importanti per capire cosa sta succedendo in Europa e possono anche determinare le prossime francesi e tedesche. La seconda? Trump, perché è veramente incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, con gli stati che poi vanno contro, tutto sommato, il presidente. E meno male, per fortuna, dal suo punto di vista, c'è sempre un giudizio. Lo capisco, meno male. Terza notizia. Beh, terzo ci metto la Libia, perché è molto importante quello che succede lì. E tra l'altro quello che succede lì è importante anche per il Mediterraneo, che è quello di cui abbiamo parlato oggi, quindi il generale Haftar. Rimangono Egitto, Scozia e Turchia. Beh, l'Egitto, il Mediterraneo è al centro dei miei pensieri e poi... Quindi Mubarak, ammettiamo. Mubarak. Che è tornato in libertà. Esatto. Allora, adesso guardi, le vediamo vicino alla pagina del giornale. Mi giro anch'io, così le vedo meglio. Eccola qua, le mettiamo in pagina, via. La prima l'Olanda, l'UE prende fiato. La seconda gli Stati Uniti. Not in my name. La terza il generale Haftar in Libia, mani sul petrolio. E la quarta Mubarak, Egitto, come l'abbiamo chiamata, il ritorno di Mubarak. Pagina al centro, io le chiedo, stampiamo? Sì, stampiamo. Stampiamo. Eccola qua, direttrice Giusy Nicolini. Ha visto, l'abbiamo fatto fare la giornalista. La citazione di questa settimana è in tema, perché? Perché spesso facciamo così e perché c'era una poesia bellissima di una giovane poetessa, 28 anni, che ha già vinto diversi premi internazionali e che racconta la storia di un'emigrazione. Lei è figlia di genitori scappati dalla guerra in Somalia, è nata in Kenya, vive a Londra ed è proprio all'Europa che parla con la sua poesia più famosa, che si intitola Casa. Lei si chiama Worcestershire e questi sono alcuni versi della sua poesia. Nessuno lascia la propria casa a meno che casa sua non siano le mandibole di uno squalo. Verso il confine ci corri solo quando vedi tutta la città correre. Nessuno lascia casa sua a meno che non sia proprio lei a scacciarlo. Nessuno mette i suoi figli su una barca a meno che l'acqua non sia più sicura della terra. Worcestershire, casa. Dunque, potete rivedere la puntata di oggi sul nostro sito www.tv2000.it, su YouTube nel canale di TV2000 e se volete potete anche seguirci scaricando gratuitamente l'app di TV2000 su smartphone e tablet. Allora, grazie Giusy Nicolini. Grazie a voi. E buona settimana a tutti, buona sigla finale che oggi ci introduce al tema della prossima puntata, l'Europa unita che compie 60 anni e noi manderemo a Bruxelles Solène De Luca. Oggi servo un ottimo cappuccino e un espresso macchiato per i nostri clienti. Oggi stiamo andando a visitare il Parlamento Europeo. Poi andiamo in giro per Bruxelles con il nostro gruppo di spagnoli. Oggi abbiamo visitato Bruxelles, in particolare il Parlamento Europeo. C'è Parlamentarium con una mostra interattiva molto bella. Oggi sto visitando Bruxelles e sono molto contento.